Vivi la tua vita in attesa dello sposo. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici e buona domenica. Oggi il Signore ci parla attraverso il Vangelo secondo Matteo, capitolo 25, dall'1 al 13. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: «Ecco lo sposo, andategli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: «Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono!» Le sagge risposero: «No, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini, che erano pronte, entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «In verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». Amen. Carissimi amici, oggi abbiamo letto questo capitolo 25 del Vangelo secondo Matteo. Siamo verso la fine del Vangelo, proprio perché rispetta e rispecchia anche l'anno liturgico che volge al termine, ancora 3 settimane. Concluderemo con la solennità di Cristo Re. E vediamo che i brani che ci vengono proposti questa domenica, la prossima, poi l'ultima, sono brani escatologici. Quindi ascoltiamo delle parabole, degli insegnamenti da parte di Gesù che riguardano l'attesa, la sua venuta. Ogni anno è così. Quest'anno vogliamo rileggere questa bellissima parabola di 10 vergini che attendono lo sposo. Al tempo di Israele era consuetudine che per la festa delle nozze ci fossero delle donne che avessero un incarico di accogliere, di aspettare e in un modo festoso preparare la venuta dello sposo e accompagnarlo quindi alle nozze, cosa che forse oggi noi, almeno nella cultura italiana, non abbiamo. L'importanza di questa parabola è comprendere innanzitutto che Gesù parla di una sua venuta e anche di una sua presenza come sposo in un modo gioioso, festoso. Non sta parlando, perdonatemi, di un funerale. Non sta parlando di un giorno apocalittico, tenebroso, duro e spaventoso. Come abbiamo come repertorio storico, musicale e drammatico nei nostri bellissimi Requiem. Pensate a Requiem di Mozart, a Requiem di Verdi, Dies Irae, giorno funesto, giorno di terrore. Gesù parla della sua venuta come il giorno delle nozze, un giorno di festa matrimoniale. Ancor più, noi lo pensiamo, al pranzo delle nozze, alla festa, dove gli invitati vengono per rallegrarsi con lo sposo, dove le vergini, in questa parabola, queste 10, si preparano all'attesa dello sposo. Quindi vedete che la dimensione evangelica che Gesù stesso ci consegna oggi per l'attesa della sua venuta non è piena di paura, di terrore e di dramma. C'è un dramma e lo vedremo tra poco,
è un'attesa gioiosa. E il Signore ci chiama ad essere come queste cinque vergini sagge, che a differenza di quelle stolte, oltre ad avere la lampada, e ce l'avevano tutte e 10 la lampada, loro hanno in più dei piccoli contenitori, c'è scritto, piccoli vasi con l'olio, perché quando finiva nella lampada l'olio lo potevano ricaricare. Che cos'è dunque importante in questa parabola, ma per noi, nell'attesa dello sposo? Avere sempre una ricarica di olio per le nostre lampade. La lampada è segno di attendere, certamente, è segno che abbiamo fiducia e speranza che viene lo sposo. Quello che manca spesso a noi cristiani, quindi non parliamo di chi non crede in Cristo, di chi non prega, ma a noi cristiani spesso manca la riserva di olio in piccoli vasi. Che cos'è concretamente? Perché alla fine Gesù dice: vegliate perché non sapete né il giorno né l'ora. In che cosa consiste la veglia se non nel tenere una riserva di olio, cioè aderire allo sposo, aderire al Vangelo, perché Gesù già è venuto, lo sposo è già venuto 2000 anni fa, ma molto spesso noi dormiamo, noi cristiani non siamo svegli, noi cristiani siamo addormentati, perché preghiamo ogni tanto e preghiamo a volte senza speranza, scoraggiati, velocemente, ma quanto è importante invece pregare aderendo ogni giorno in un modo concreto, attuale al suo Vangelo. Ecco perché in queste settimane, venerdì prossimo, avremo l'ultima serata online, in streaming, qui su YouTube, riguardante la preghiera personale, ed è proprio quello, l'olio, la mia relazione quotidiana con il Signore Gesù. Se volete potete ancora iscrivervi, vedere le puntate precedenti, assistere all'ultima serata. Vi daremo anche del materiale per la preghiera. Ecco quanto è importante comprendere che la mia preghiera personale, quel recipiente che contiene l'olio per essere sempre sveglio e attendere il Signore nella speranza. Preghiamo insieme perché lo Spirito Santo infonda in noi la gioia, la perseveranza e la costanza di stare con il Signore Gesù nella Sua parola. Grazie, oh Spirito Santo, perché oggi ci insegni ad essere attenti alla Tua venuta. Grazie, oh Spirito Santo, perché Tu parli al mio cuore per vivere in attesa dello sposo. Grazie, oh Spirito Santo, perché mi insegni a pregare quotidianamente ed essere pronto aderire anche oggi al Vangelo, alla buona notizia, che nessuno mi potrà mai portare via, perché Gesù è vivo, perché Gesù è risorto ed è in mezzo a noi. Vieni, Signore Gesù, io ti attendo. Vieni come questo sposo. Voglio essere una di queste vergini sagge che attendono la tua venuta con gioia. A te, Signore, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, ecco lo slogan di oggi: vivi la tua vita in attesa dello sposo. Viviamo con grande gioia, con grande speranza. Il Signore viene, viene nella festa portando a noi grandi, grandi frutti di pace, di gioia e di amore. Attendiamolo pregando. Buona domenica ancora a tutti voi. Grazie per avermi accolto. A domani. Ciao. Carissimi, vi invitiamo al seminario online sulla preghiera personale, dove vi insegneremo come pregare con la Bibbia, come ascoltare la parola di Dio, come metterla in pratica e portare grande frutto. Da venerdì 27 ottobre per 4 settimane. Iscrivetevi sul nostro sito.